Castellamonte, per Florarte, siamo con il vice sindaco Teodoro Medaglia. Iniziamo a parlare di questo appuntamento importante, soprattutto perché è uno dei tanti appuntamenti che il Canavese in queste settimane, in questi giorni, sta offrendo a livello di ripartenza dopo questi due anni molto difficili. Sì, sicuramente una grande ripartenza, anche una ripartenza a livello commerciale. Noi abbiamo voluto riempire il paese di bancarelle, di fiori, di colori, perché sono lo specchio dell'anima, ecco, i colori e i fiori. Abbiamo fatto questo anche in concomitanza e in sinergia con gli altri paesi, con Favria, Cornier e Rivarolo. Questo è un bel percorso che porta in sinergia tutti quanti a lavorare insieme e speriamo che questo continui. Castellamonte infatti non è al primo progetto di sinergia, significa che fare massa critica in Canavese può portare dei risultati importanti. Certo, porta dei grandi risultati, perché lavorare in sinergia con altri paesi vuol dire che c'è accordo e portare avanti i progetti tutti insieme. Castellamonte anche si prepara a un'estate calda, tra virgolette, sotto il punto di vista organizzativo, perché ci sono tanti eventi che porteranno la città della ceramica al centro dell'attenzione. Sì, ecco, settimana prossima abbiamo Buongiorno Ceramica e con questo vorrei ricordarlo a tutti i castellamontesi che parte questa manifestazione nella prossima settimana. Mi raccomando, partecipate numerosi. Volevo ringraziare anche i miei colleghi Claudio Betaz e Alessandro Musso, che stanno lavorando moltissimo per questa cosa, e gli uffici naturalmente anche loro. Facciamo infine un bilancio di Florarte di questa domenica. Soddisfatti dei numeri che avete ottenuto? Sì, io direi molto soddisfatto, perché ci sono tante bancarelle, tanta gente. Oggi ho visto molta gente, specialmente nel mezzogiorno era un affollamento di persone. Questo fa sì che vuol dire che la festa è ben riuscita, ben organizzata, grazie anche alla collaborazione di Arte e Commercio nella presidenza di Carlo Tesolin, che è sempre al mio fianco, e quindi insieme, come dicevo prima, la sinergia ci vuole per fare un bel lavoro per tutti e per i cittadini di Castellamonte. Teodoro Medaglia parlava prima di Arte e Commercio, siamo con Carlo Tesolin, che è il presidente. Quanto è importante un evento come quello di Florarte che è andato in scena oggi? Importantissimo, perché segna la ripartenza, spero finale, di due anni tristissimi, durissimi. Fare simbiosi con l'assessore al commercio Teodoro Medaglia e tutta l'amministrazione è importantissimo per noi. Naturalmente tanta gente, bellissimi banchi, vivai contenti oltretutto, perché hanno lavorato quasi tutti. La gente finalmente con un sorriso dopo anni veramente di impossibili, di non riuscire neanche ad abbracciarsi, sono momenti che non vogliamo più provare. Noi come associazione commercianti contentissimi, tra l'altro abbiamo presentato anche il nostro logo con la nuova Tofeia in calamita, che abbiamo stravenduto, ne abbiamo venduti 500 in due manifestazioni, quella precedente e questa di Florarte. 500 calamite vuol dire che comunque il sentimento c'è, e Castellamonte è conosciuta, Castellamonte vuole lavorare e ricominciare con soddisfazione. E devo dire che tutto il direttivo ha lavorato bene, il comune lavora altrettanto bene, Teodoro Medaglia naturalmente ci sta dando una grossissima mano, quindi questo è quello che ci serve per poter ripartire da capo. Siamo veramente contenti. La strada per il rilancio del commercio, un commercio di prossimità, un commercio a chilometro zero, che deve essere rilanciato dopo questo periodo in cui purtroppo sappiamo bene che con la distanza, la mancanza di socialità, ci sono stati dei grandi problemi. Sì, abbiamo avuto veramente grossissimi problemi, oltretutto bisogna dire che molte attività fanno fatica, il comune tra l'altro ci ha dato una mano anche in questo, perché lo scorso anno non ha fatto pagare la TARI a parecchie attività commerciali, quest'anno farà la stessa cosa, oltretutto il plateatico non verrà pagato per l'anno 2022, e quindi voglio dire, credo che è importante ripartire così, no? E questo è un segnale importante per il commercio. Castellamonte sta facendo la sua parte senza nessun dubbio,
e dovranno farlo anche i commercianti. Ai commercianti chiediamo di valorizzare di più le loro attività, di cercare di darci una mano, soprattutto entrando in associazione con più grinta, con più volontà, perché comune e associazione hanno bisogno di commercianti che abbiano voglia di dare uno spirito giusto. Ne abbiamo già molti, ce ne servono ancora di più. Diciamo che appunto eventi come FlarArte sicuramente aiutano anche a dare una spinta in più e avvicinare anche il mondo del commercio a quello che possono essere iniziative nuove che avvicinano, che riportano la gente anche nei negozi. Sì, 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 infatti queste le manifestazioni di per sé portano gente da fuori soprattutto, ed è quello che serve per i negozi, perché la gente del posto oramai la conosciamo, quindi voglio dire, questi sono gli abitanti, quindi cioè, non hanno bisogno di avere la manifestazione o l'evento per raggiungerci, no? È importante raggiungere la gente da fuori, questi sono gli eventi che servono per portare la gente da fuori, e credo che oggi ci siamo riusciti.